Del basket livornese di Instagram, buon pomeriggio. Siamo in diretta da Palamacchia di Via Allende per seguire la 28esima giornata del campionato di pallacanestro di Serie B, un campionato che ormai la regular season è agli sgoccioli con le formazioni livornesi che stanno affrontando le ultime partite di questa regular season per poi buttarsi nella roulette dei playoff e sperare in una promozione nella categoria superiore. Allora, le due formazioni, la PL Livorno oggi sarà ospite del San Giuseppe Basket, mentre la Libertas Livorno, è il match che seguiremo oggi qui in Noel Palamacchia, ospiterà il Fabo Aarons Montecatini. Una partita molto delicata che all'andata vide prevalere la formazione di coach Marco Andreazza con il punteggio finale di 81-69, andando a espugnare il Palatermi di Montecatini. La Libertas Livorno ha un bilancio molto positivo, anzi se è da fare invidia a molte delle formazioni del girone qui sul parquet di casa, che ha 13 vittorie e 0 sconfitte, e naturalmente oggi cercherà di proseguire contro un avversario molto ostico come quello di Piombino della settimana scorsa. Cercherà di proseguire la serie di vittorie consecutive qui davanti al pubblico amico. Il bilancio stagionale, come sapete tutti, è di 22 vittorie, 5 sconfitte e 44 punti in classifica. Passando a Montecatini, in casa Fabo Aarons i termali sono già passati dal Palamacchia lo scorso 5 febbraio e conquistarono una vittoria contro la PL Livorno per 77-75. Una imbattibilità esterna che è datata dal 25 gennaio, con un bilancio di 8 vittorie e 5 sconfitte, quindi insomma una quinta posizione in classifica ben meritata da parte dei ragazzi di coach Federico Barzotti. Detto questo, ora vi faccio vedere qualche immagine dal Palamacchia con le due formazioni che stanno, con un'unica formazione che è qui sul parquet a fare il riscaldamento per partita, che è la Libertas Livorno, come potete ben vedere. I tifosi, gli sbandati, stanno organizzando la curva nord, hanno messo già anche uno striscione con scritto Amaranto sono nato, che è uno slogan loro. Il Palasport è anche già pronto per ospitare i tifosi di Montecatini con la curva sud che è stata allestita. Scusate, sto cercando di fare il giro del palazzetto, ora vi faccio vedere la curva sud che è già stata separata dal resto dell'impianto per ospitare i tifosi della Fabo Aarons. Eccolo laggiù, potete vedere la curva sud è già dedica abbastanza calda. Si presume che l'atmosfera oggi qui a Palamacchia sarà più calda del previsto, con le due formazioni pronte a dare spettacolo e le due tifoserie naturalmente anche loro a dare lo spettacolo, quindi sarà molto molto calda da seguire. Noi seguiremo la partita sul nostro account Twitter @basketlivornese e anche con aggiornamenti in tempo reale quarto per quarto, quindi io vi invito a venirci a trovare sul nostro account Twitter. Ma per chi fosse interessato, abbiamo anche aperto il nostro canale Telegram e anche lì potete avere degli aggiornamenti per quanto riguarda tutto quello che succede sul nostro sito. Niente, quindi ora vi lascio, vi faccio rivedere qualche altra immagine da Palamacchia, ecco qua, e niente, vi lascio con queste immagini con la formazione della Libertas Livorno che è qui pronta a che sta facendo il riscaldamento per partita. Montecatini non è ancora entrata in campo, quindi per il momento da Palamacchia è tutto e buon pomeriggio a tutti voi.